Eccoci. Oh, ti vediamo, ti Quindi sentiamo forte e chiaro. passiamo Perfetto. dall'abbigliamento al Al food. Poi food. ci Vado avviciniamo in con l'orario. condivisione. Sei anche tu food sostenibile? Ci proviamo. Ok, vai in condivisione. Assolutamente. Perfetto. Si può mettere full screen, Ecco Marco? qui, arrivo Vai, subito. ok, Marco, puoi partire, vai. Perfetto. Benissimo. Allora, visto che siamo quasi ad ora di pranzo, io adesso voglio portarvi un po' nel mondo del vino. Allora, dunque, solo un viticoltore sa che cosa vuol dire le botti piene di vino finalmente dopo una lunga annata vitivinicola. Loro sono Andrea e Guido. Andrea è un giovane viticoltore che ha ereditato la passione per la terra dal nonno, mentre Guido è un esperto viticoltore con oltre 30 vendemmie alle spalle. Il 100% delle loro revenue deriva dalla vendita del vino. Andrea e Guido, però, ogni anno affrontano lo stesso problema, le malattie della vite. La più pericolosa? La peronospora. La peronospora è una malattia fungina della vite che può portare, nei casi più gravi, alla perdita di oltre il 70% della produzione. Ad oggi, Guido e Andrea affrontano la peronospora praticamente con trattamenti fitosanitari cadenzati, però queste pratiche agronomiche portano ad un grande problema, soprattutto per quanto riguarda i costi, ma soprattutto per quanto riguarda l'ambiente. Parliamo di oltre 5 tonnellate annue di CO2 emessa e 40 kg anno di rami immessi nell'ambiente. Io sono Marco Ferrante, founder di Trace Technologies, ed oggi sono orgoglioso di presentarvi WineTech, una viticoltura sostenibile attraverso i dati. Abbiamo sviluppato un sistema che, grazie a un algoritmo, calcola l'indice di rischio della malattia, permettendo di prevedere l'avvento della malattia 10 giorni prima che essa compaia. E degli alert avvertono il viticoltore sullo stato di salute del vigneto. Ci piace definire il nostro sistema oltre la fisicità, perché non c'è nessun sensore in campo, è accessibile a tutti per piccoli o grandi appezzamenti e soprattutto può prevedere la malattia puntuale in qualsiasi vigneto del mondo. Come funziona? È stato dimostrato scientificamente e testato che le condizioni meteorologiche sono le principali cause per lo sviluppo della malattia del vigneto. WineTech raccoglie i dati da un'ampia varietà di fonti e li aggrega statisticamente per garantirne l'accuratezza. Utilizziamo quindi i nostri dati per alimentare il nostro algoritmo previsionale per generare indici di rischio della malattia e in base all'indice di rischio si possono programmare trattamenti intelligenti e ottimizzare le tempistiche dei trattamenti fitosanitari. È il sistema facile da usare. Basta che il viticoltore ci comunichi le coordinate geografiche dei suoi campi e riceverà direttamente sulla sua mail, giornalmente, settimanalmente o mensilmente, un report con un grafico che mostra il trend dell'indice di rischio della malattia ed anche i dati meteorologici puntuali. Se torniamo ai nostri amici Andrea e Guido, questo per loro vuol dire una riduzione dei costi di gestione dell'oltre il 30%, avere un sistema che li supporta scientificamente nelle difficili decisioni agronomiche, ma soprattutto sostenibilità, minore emissione di metalli pesanti nell'ambiente e una diminuzione delle emissioni della CO2. Abbiamo lanciato nella stagione di vinicola 2021 il servizio Peronospora Zero e sin da subito abbiamo ottenuto una grande riscontro. Il nostro algoritmo infatti ha monitorato oltre 100 ettari di terreno in Italia, ma non ci siamo fermati qui. Siamo andati dall'altra parte del mondo, in Australia, e stiamo testando il nostro ecosistema proprio in questa nazione. Immaginate questo, abbiamo iniziato a proporre il nostro servizio pochi mesi fa ed abbiamo coperto già oltre 1.000 ettari di vigneto. Questo è fantastico. Perché pensiamo che la lotta alla malattia del vigneto sia un affare? Beh, perché solo in Italia ci sono oltre 600.000 ettari di terreno coltivati con vigneti e nei prossimi 5-10 anni ci sarà un incremento di oltre il 90% di soluzioni tecnologiche applicate nel settore dell'agri-food. Inoltre, il settore vitivinicolo è una grande fetta del mercato italiano, ma pensiamo ed immaginiamo l'applicazione di questo nostro sistema ad altri settori che sono afflitti dalle stesse problematiche, come il pomodoro o la lattuga, che porta il nostro TAM a 216 miliardi di euro. In questo mercato siamo l'unica realtà che offre una soluzione che punta su un utilizzo tecnologico ed ecologico dei dati. Non installiamo nuovi sistemi di monitoraggio, ma sfruttiamo l'immensa quantità di dati già disponibile. I nostri clienti potranno accedere al nostro servizio mediante un modello freemium, ma stiamo pensando anche a delle additional revenue utilizzando la stessa fonte di dati. Nel
Nella roadmap prevediamo naturalmente di sviluppare una piattaforma tecnologica per poter supportare più viticoltori, sviluppare nuovi algoritmi di previsione di altre malattie e soprattutto nuovi modelli previsionali per malattie in altri settori. Per far ciò abbiamo bisogno di un seed round di 210.000 euro, così suddiviso, e tutto questo è stato possibile grazie a solidi rapporti con partner nazionali ed internazionali, ma soprattutto grazie a un team solido che ha saputo essere talenti che ogni giorno lavorano e supportano il progetto WineTech. Abbiamo dunque la tecnologia, i partner e un grande team. Se anche tu credi che i dati possono aiutarci a comprendere il mondo che ci circonda, unisciti a noi. Marco, grazie. Grazie. Complimenti. Complimenti. Quello che non mi è molto chiaro, diciamo, qual è la differenza in termini di accuratezza rispetto alle soluzioni hardware based? Per esempio, ho visto Agriculus che è stata ospite di Digiton due anni fa, non ricordo. E poi ho visto che avete un business model, un pricing model, diciamo, per quanto riguarda il campo al mese, diciamo, in base al numero di campi, diciamo, da monitorare. Sì. E qui ti chiedo, considerando che credo che il principale, diciamo, input sia quello climatico, certo, che voi analizzate, mettiamo il caso che io ho 10 campi, più o meno tutti nella stessa zona, posso pagare solo l'abbonamento di un campo oppure, diciamo così, aggirerei il vostro pricing model? Allora, diciamo che parto dall'ultima domanda. Sì. Allora, diciamo che il pricing model è stato costruito anche studiando un po' quali sono le strutture campo che sono presenti in Italia. Ok. Ok. La gran parte dei viticoltori italiani di solito non ha i cosiddetti campi monoblocco, ovvero i campi non sono presenti tutti in uno stesso comune o in una stessa zona, ma sono molto dislocati. Questo vuol dire che semplicemente hanno la necessità di dover monitorare questi campi e avere una soluzione di monitoraggio in real time di tutti questi campi, non essendo presenti pronti sul campo stesso. Naturalmente, onde si venisse a creare una situazione nella quale c'è un grande campo o più campi che sono presenti nella stessa zona, naturalmente, sicuramente le condizioni microclimatiche potranno essere simili, ma non le stesse per tutti i campi. Quindi noi consigliamo sempre eventualmente di avere più punti di campionamento e più punti di monitoraggio, anche per questi campi vicini. Perché naturalmente, considerando anche la conformazione della litografia italiana, sapete benissimo che di solito abbiamo delle esperienze, soprattutto nei campi collinari, quindi con molto scoscesi alle volte, quindi in cui le situazioni microclimatiche tra top e down del campo possono variare. Ok. Poi, aspetta, c'era l'altra... differenza in precisione rispetto a quelle hardware based come Agriculus? Assolutamente. Naturalmente abbiamo fatto delle validazioni, perché siamo partiti non direttamente con questo tipo di idea, ma abbiamo validato. Abbiamo prima sviluppato un nostro sistema di monitoraggio da un punto di vista sensoristico, dopodiché abbiamo iniziato a sviluppare praticamente tutta questa soluzione software e l'abbiamo validata praticamente avendo già a disposizione dei dati puntuali e abbiamo visto che c'è un errore dell'1.5%. Diciamo, la data source per quanto riguarda i dati climatici, da dove li prendete questi dati? Dai API. Dai partner. API. Dei partner. No, più che altro quel dubbio che avevo, probabilmente sbaglio, tu hai detto un margine di errore dell'1.5%. Però tu mi hai detto anche che riesci ad anticipare le previsioni, cioè il modello previsionale a 10 giorni prima. Mi sembra davvero, non lo so, 10 giorni prima tu riesci a prevedere un modello meteo previsionale da qui a 10 giorni. Non lo so, mi sembra, faccio l'avvocato del diavolo, ma mi sembra probabilmente un margine di errore più elevato, cioè non conosco la vostra tecnologia, però affidandovi unicamente sulle previsioni meteo, diciamola così, è chiaramente un modello previsionale, però ipotizzo o posso pensare che il margine di errore potrebbe essere più elevato a 10 giorni di anticipo. Assolutamente, io quando parlavo del margine di errore dell'1.5% mi riferivo essenzialmente ai dati che tra la differenza tra l'hardware e
è il nostro dato. Okay. Software only. Okay. Non per quanto riguarda l'errore sulla previsione. Che giustamente... E invece questo, invece, esatto, se riesci solo a... Allora, naturalmente l'errore sulla previsione, il nostro obiettivo è quello, giustamente stiamo validando, certo, una previsione di 10 giorni. Naturalmente tutto dipende dal dato in input. Quindi tanto sono migliori le previsioni, diciamo, che ci arrivano in input, e tanto migliore naturalmente il nostro modello sarà. Certo. Naturalmente su questo stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner, perché abbiamo anche esperienza per quanto riguarda la data analysis, e quindi stiamo cercando di migliorare in primis fondamentalmente l'ingestion dati e quindi l'analisi multimodel di previsione. Okay. Perfetto, io non ho altre domande. C'è qualcuno dal comitato scientifico? Sì, prego. Sì, salve, sono Claudio Pascarelli, Università del Salento. Si lega un po', diciamo, alla domanda di prima. Volevo capire se avevate previsto un sistema di feedback, diciamo, da parte dei viticoltori su quella che è stata, diciamo, la vostra previsione. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che questo sistema è già stato praticamente testato per tutta l'annata vitivinicola 2021 e abbiamo avuto più di un campo di test, i cosiddetti campi pilota, insomma, e praticamente dove abbiamo lasciato il... non so se... diciamo, parlo in maniera un po' più del gergo tecnico, dei testimoni, quindi delle viti che non sono state proprio trattate, e in maniera tale che abbiamo riscontrato e capito, insomma, la bontà dei nostri modelli. E grazie a questo semplicemente abbiamo potuto validarlo e soprattutto calcolare anche qual è stato, diciamo, l'impatto che ha avuto per quanto riguarda una riduzione del costo degli alert che abbiamo dato ai nostri, diciamo, primi early adopter. Perfetto. Perfetto, va benissimo, grazie mille. Ci sono mille. Altre domande, comitato? No, grazie mille.